Ciao ragazzi, benvenuti, o dovrei dire ribenvenuti in questo video che avete visto lunedì sera, che però Google mi ha tolto in quanto nello schermo qui avevo messo la replica del GP del Mugello e siccome la donna mi ha fatto un claim, Google appunto mi ha tolto il video che aveva raggiunto le 1000 visualizzazioni. Però siccome trovo che quel video avesse molti concetti comunque importanti, ho deciso appunto di riuploadarlo. Vedrete qua nella schermata del computer, vedrete un'immagine sfocata, in modo tale che appunto la dorna non mi rompa le scatole. Vi lascio il video, ciao! E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come vedete è un video un po' diverso dal solito, non sono in moto, non sto facendo un motovlog normale, ma sono qui alla mia scrivania. Perché questo video? Perché ho detto invece che fare un vlog dove comunque sono in moto, quindi essendo in moto magari sono a volte concentrato anche sulla strada, ho detto magari il messaggio che voglio mandare con questo video viene un po' frainteso. E quindi ho detto facciamo la scrivania così sono bello concentrato ed evitiamo dei fraintendimenti. Dietro di me al computer potete vedere che sta girando la replica della MotoGP del Mugello 2018, che è appunto l'argomento di questo video. Allora, cosa è successo? Partiamo dall'inizio. Niente, c'è stata la gara del Mugello, ieri l'avete vista tutti, penso, perché era comunque in diretta anche su TV8, per fortuna, una delle poche gare che trasmettono in diretta su TV8. E a parte tutto avete visto, ha vinto Lorenzo, bella gara, complimenti, ma non è lui l'argomento appunto del video. E oggi vorrei parlarvi appunto della caduta di Marquez invece, caduta che è stata fatta più o meno davanti alla curva dei tifosi di Valentino Rossi. E sui social avrete visto da ieri pomeriggio, dalle 3 praticamente, ci sono tanti video, 1000 video, dove appunto vede ripresa la tribuna che alla caduta di Marquez si alza in piedi ed esulta. E appunto questo è quello che è successo, è l'argomento principale di tutto. E lasciatemi complimentare anzitutto con Dovizioso, bellissima gara, e con Rossi, anche se chiaramente rimane un po' l'amaro in bocca perché uno dice siamo al Mugello. Sarebbe stato bello aver visto o Dovizioso o Rossi o anche Iannone primo. Comunque, diciamo, ripeto, complimenti a Lorenzo. E vorrei premettere anzitutto che io non sono un tifoso super accanito di Valentino Rossi. Io, beh, tifo Rossi già da praticamente da quando da piccolo ho iniziato a vederlo appunto in televisione. Però con gli anni ultimamente devo dire che questa passione che avevo appunto per Rossi mi è un po' scesa e adesso preferisco di più il Dovizioso come pilota. Io ho una Suzuki, non sono quindi un fan sfegatato della Ducati, non sono un fan sfegatato di Valentino Rossi e questo mi preme dirlo perché vorrei che fosse chiaro. Appunto che io non sono di parte, diciamo, non ho una parte precisa nella MotoGP, quindi non sono né un ducatista né sono appunto un pro Valentino Rossi. Ripeto, appunto, mi piace Dovizioso adesso, mi piacciono gli italiani e onestamente c'è stato un periodo circa 2 o 3 anni fa in cui mi piaceva molto Marquez e infatti se vedevate sulla pagina di Andrea del Biker su Facebook mettevo appunto spesso dei link con Marquez. In seguito alle varie cose che sono successe, non ve le sto a raccontare perché chi segue la MotoGP le sa benissimo, Marquez ha dimostrato di essere un po', non voglio usare termini brutti, però non si è comportato molto bene, con gli altri compagni piloti e soprattutto verso Valentino Rossi, non voglio fare polemiche, e diciamo quindi mi è passato questo entusiasmo verso di lui e adesso preferisco appunto piloti come Dovizioso o come Maverick. E detto questo, allora, cosa ne penso io? Allora, nei video che circolano, praticamente si vede appunto questa tribuna esultare appunto alla caduta di Marquez. E ragazzi, questa cosa ha diviso un po' i social, soprattutto Facebook, dove nei video praticamente i fan si sono
spezzata in metà tra chi dice che è giusto esultare e tra chi invece critica il fatto che non si esulta per una caduta, non è così che un vero fan si comporta, eccetera, eccetera. E se vedete anche sulla mia pagina di Enea del Biker, appunto, il terz'ultimo link mi sembra quello dove appunto parlavo dell'esultanza della caduta di Marquez. Vedrete una sfilza di commenti di gente, per lo più di gente che ha apprezzato il link, perché anche lei si è ritrovata con il mio pensiero, e mentre vedrete tanti commenti di gente che invece la pensa un po' diversamente, dando degli stupidi, degli ignoranti, dei non motociclisti, dei non appassionati, dei non sportivi, degli antisportivi, a tutti quelli che la pensano invece appunto diversamente come nel link. E appunto io vorrei dire la mia, anzitutto non pensavo che questa cosa generasse questa bolla, questo fenomeno che è successo, perché se andate a vedere al di fuori dalla mia pagina comunque ci sono molte pagine come per esempio Commenti Memorabili 2.0 che ha condiviso un link simile al mio e anche lì hanno avuto tipo 1000 commenti, chi li sosteneva e chi invece li dava contro alla pagina. E appunto dicevo, vorrei dire la mia. Allora, anzitutto premettiamo che, ok, non si esulta quando un pilota cade, va bene. Siamo tutti fratelli motociclisti e anche questo è vero. Però, ragazzi, ricordatevi che la MotoGP è uno sport. Come tale è normale che ci siano delle preferenze verso un pilota o verso uno sportivo piuttosto che l'altro. E come in uno sport, io prendo per esempio, non so, il calcio, perché in Italia è il più seguito. Dopo la E appunto prendo per esempio il calcio e ragazzi, se un calciatore della squadra avversaria sbaglia il rigore per un errore suo, ovviamente noi della nostra squadra, italiani, diciamo, esultiamo. È una cosa normalissima e questo paragone può essere fatto nella MotoGP, nel senso che Marquez è caduto da solo, anzitutto, quindi nessuno l'ha buttato fuori. Anzi, se vogliamo ben vedere, nelle curve prima di cadere era stato anche abbastanza irruento perché era, adesso qua l'avrete visto nella replica, era andato dritto in una curva, è rientrato molto forte toccando un altro pilota, adesso non mi ricordo chi, e vabbè, nessuna sanzione, non si sa bene il motivo, ma comunque diciamo che già era partito molto irruente, che è una sua caratteristica. Anche lì, attenzione, perché comunque state correndo tutti in una gara. Quindi forse tale comportamento verso i tuoi compagni non è il massimo perché se cade qualcuno rischia di farsi male. Ma comunque Marquez è caduto da solo, è andato dritto in curva, lo sapete, è scivolato, è stato molto bravo, questo va detto, perché fino all'ultimo ha cercato di tenere sulla moto in un'impresa praticamente impossibile. C'è il video anche questo al rallentatore su YouTube. E appunto è caduto, è scivolato, non si è fatto niente. La tribuna è esultato. E appunto io mi ci trovo tra queste esultanze, nel senso che anch'io ero sul divano, ho visto la scena, per un secondo ho detto cavolo, è scivolato, un attimo col fiato sospeso per vedere se stava bene, si è rialzato, la moto non aveva praticamente niente, tant'è che poi è salito in sella, ha ripreso ad andare, quindi diciamo ha fatto un errore, ha sbagliato, è un avversario comunque di noi italiani, perché comunque io da italiano tifo gli italiani, poi mi rendo conto che c'è gente che invece tifa gli spagnoli. Però quelle sono scelte, per carità, io da italiano mi sento di tifare noi italiani, poi al Mugello, figuriamoci. E appunto ho ripreso la moto, quindi in quel momento io ragazzi ho esultato, cioè anch'io ero contento, ho fatto una storia su Instagram, ho postato subito il video sia su Instagram che su Facebook. E onestamente non ci ho visto nulla di male in questo, né mi sono sentito una cattiva persona né niente, perché comunque ripeto, tutto è uno sport questo, cioè non siamo in strada. Per esempio prendiamo una road race, prendiamo se il TT, il Tourist Trophy, ovviamente ragazzi se uno cade al Tourist Trophy praticamente rischia di ammazzarsi e ovviamente nessuno esulta se un avversario di Guy Martin cade perché comunque ti fai malissimo. Consideriamo invece che la MotoGP è fatta appunto al Mugello, un circuito grosso con vie di fuga, un circuito sicuro. I piloti hanno delle tute che noi mortali non abbiamo perché sono delle tute prototipo avanzate, che hanno un costo della Madonna e diciamo che le loro tute montano dei prototipi a livello di tecnologia che poi arriveranno in un futuro in seguito sulle tute, diciamo a livello commerciale. Quindi diciamo che loro sono molto più protetti di noi.
E diciamo che appunto quindi il loro Marquez è caduto, ha fatto un errore, ha sbagliato, e come in qualsiasi sport del mondo, che può essere basket, che può essere calcio, può essere nuoto, ragazzi, se c'è un avversario della nostra squadra che non so, che sbaglia, fa un errore e possiamo darne un vantaggio noi della nostra squadra, ragazzi, ma è normale esultare, qual è il problema? Cioè, non si è fatto niente, Marquez. Non è che Marquez è caduto, si è rotto una spalla, si è rotto una gamba, l'hai visto che si rialzava zoppicando e gli si è messo a esultargli davanti. No, Marquez ha sbagliato, l'ha dritto, è caduto e si è rialzato, è ripreso la moto, è ripreso la strada. Quindi io non ci vedo niente di male nell'esultare, perché ripeto, appunto, è stato uno sbaglio che non ha portato conseguenze. Ovviamente, se cadeva, se si faceva male, se non si rialzava, viene un altro discorso, ragazzi. Non è che se un pilota davanti a te a 200 metri cade e non si rialza più, esulti, ah, Marquez, sei caduto. Ovviamente quello era un'altra paio di maniche, ma in quella situazione, ripeto, io non ci vedo nulla di male. Anzi, onestamente, penso che ci sono fin troppi buonisti sui social che gli piace scrivere. Onestamente, non ci ripeto, non ci vedo niente di male quello che è successo. Quindi onestamente mi sento di difendere anche un po' la curva appunto di Valentino Rossi. Ripeto, dico questo non da canarino come molti amano definire gli appassionati di Valentino Rossi, non da ducatista perché anche lì ripeto non sono un fan sfegatato della Ducati, ma semplicemente da un appassionato della MotoGP che appunto ha visto una scena e onestamente io ho esultato da amante dei piloti italiani, onestamente. Oltretutto consideriamo che Marquez è un pilota fortissimo e questo sicuramente nessuno lo può negare perché penso che sia il pilota migliore al mondo adesso, più forte di Valentino e più forte anche di Dovizioso, penso che Marquez sia il migliore. È primo in campionato, il fatto che sia caduto, comunque che abbia perso posizioni, ha riaperto quello che è il recupero di Valentino Rossi, di Dovizioso, anche di Iannone sulla prima posizione del campionato mondiale. Quindi voglio dire anche lì, meglio per lo spettacolo, perché se Marquez vince sempre, non è bello per nessuno, come non è bello quando sai come quando Orea vince sempre Superbike, quindi infatti mi ha un po' annoiato la cosa della Superbike, perché ragazzi, ogni volta vince Rea, ragazzi, diventa noioso alla lunga, come era noioso anche secondo me quando vinceva sempre Valentino Rossi. Per fortuna sono arrivati piloti all'altezza di Valentino Rossi e adesso possiamo gustarci delle gare finalmente dove comunque Rossi deve impegnarsi, dove c'è Dovizioso, dove c'è Iannone che nelle ultime due o tre gare finalmente fa vedere di che pasta è fatto, Lorenzo che si è svegliato forse non nel momento più opportuno perché poteva magari aspettare il prossimo GP per vincere invece che venire a rovinarci la festa qui da noi al Mugello, però ragazzi è una gara, tanto di cappello ripeto a Lorenzo che ha fatto una gara perfetta, diciamo che ci ha rovinato un po' la festa del Mugello, però ragazzi ripeto questa è la gara. Poi ovviamente ci sono state altre scene, quelle molto più contestabili, dove per esempio c'era la tomba, l'avete vista, penso qualche foto, se non l'avete vista adesso ve la metto qua come immagine, dove hanno portato una tomba di Marquez, ovviamente quello è esagerato, non andrebbe fatto, un brutto messaggio, un brutto gesto, anche perché ci sono dei bambini che guardano, quindi. Se diamo anche un brutto messaggio a loro, quindi ragazzi, quello non era da fare assolutamente. Lì, vabbè, è una cosa un po' più da ultra da stadio. Quello mi rendo conto che è vero, però ripeto: solo semplicemente la scena della caduta a esultare per me non è assolutamente stato un problema. Non è stata una cosa criticabile. Su Facebook, appunto, ripeto. Ci sono tanti commenti di buonisti, la maggior parte ragazze, non so perché, dove praticamente niente, molti criticano il fatto che chi è esultato, allora dicono che non sappiamo guidare una moto, probabilmente abbiamo la bicicletta, che siamo antisportivi, che non sappiamo cos'è un vero sport, non sappiamo cos'è cadere, cos'altro, che siamo ignoranti. Che siamo dei pecoroni, che siamo delle cattive persone. Ragazzi, ripeto, tutto questo ci poteva stare, a parte che sono dei commenti veramente banali e superficiali, perché anche nella mia pagina, quando qualcuno ha commentato in quel modo, io ieri ho provato a rispondergli cercando di ragionarci, no? E alcune persone hanno
diciamo, hanno provato a ragionare e quindi diciamo che insieme siamo arrivati a una conclusione logica, mentre altri andavano per la loro strada, provavano a commentare, loro andavano dicendo cose loro strane, del tipo: ah, sei un gelataio, proprio cose stupide come bambini di 3 anni. E quella gente lì, ragazzi, l'ho bannata da Facebook, dalla mia pagina, e quindi non vedrete i loro commenti. E quindi niente, ragazzi, probabilmente dovreste anche capire un po' la situazione, nel senso che, appunto, ripeto, Marquez è caduto, ma non si è fatto niente, si tratta di uno sport. Marquez e compagnia bella sono sempre nostri fratelli motociclisti, è vero, ma fanno uno sport, va visto nel contesto dello sport, nel contesto di un avversario che ha sbagliato, ha fatto un errore e abbiamo potuto trarne un vantaggio. E ok, dicono anche in molti, non è bello vincere una gara così. È vero, assolutamente, però ragazzi, se io faccio nuoto per dire, e se in quel momento che c'è un avversario molto forte in vasca, io sto nuotando e non lo so, va contro la corsia per sbaglio, quindi rallenta e mi dà un vantaggio, ragazzi, io in quel momento sono contento, cioè sono euforico, perché comunque approfitto di un suo errore per riuscire a vincere. È una cosa, ovviamente, non è antisportiva, è una cosa che viene naturale, di istinto, cioè se poi in vasca quello sta male, probabilmente mi fermo e lo aiuto, lo soccorro anche, ma se vedo che non si è fatto niente, ha solo rallentato e perché ha fatto un errore, ragazzi, io sono contento, ne approfitto e se vinco, tanto meglio, perché le gare si vincono anche sugli errori degli altri. Quindi, ragazzi, questo è un po' tutto. Ripeto, ho voluto fare questo video non in moto, ma qua alla mia scrivania. È stata una cosa un po' improvvisata. Stamattina ho detto: ma andiamo in moto. Poi ci ho pensato, ho detto: sì, però in moto spesso magari mi distraggo. Comunque, magari con il casco non si sente sempre benissimo. Quindi, magari una parte del messaggio non arriva nel modo corretto. E quindi ho detto: appunto, facciamo una scrivania. Qua è dove faccio i link, dove monto i miei video. La luce non è granché oggi, ma vabbè, ragazzi, è brutto tempo. Siamo abituati ormai da qualche mese ad avere brutto tempo qua a Pavia. E ovviamente poi se farò altri video del genere prenderò delle lampade un po' più specifiche per il mio setting. E magari ditemi un po' cosa ne pensate voi di questa questione, perché veramente su Facebook, sui social, ma anche su Instagram ci sono tantissimi commenti in queste ore tra chi la pensa in un modo e chi invece la pensa nella maniera totalmente differente. E mi piacerebbe comunque sapere, in modo educato e gentile, ovviamente, sempre ragionando, non lanciando commenti giusto per scrivere qualcosa, come ho visto fare, e appunto mi piacerebbe sapere un po' cosa ne pensate voi. Quindi commentate e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, nei prossimi giorni arriveranno comunque i motovlog, arriveranno le prove di altre 3 moto, domenica sarò a provare il GSX 1000 e anche lì vedrete quindi la prova su strada. E niente, da questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima prova, ciao!